Assolutamente sì, io questa è una cosa che dico sempre, se uno non è mai stato all'opera deve iniziare con la Bohème, perché? Perché nella Bohème c'è tutto, c'è la gioia, c'è il dolore, c'è lo scherzo, c'è la malattia, c'è il chiasso, ci sono i momenti lirici, i momenti drammatici. Ci sono i bambini sul palco, c'è una banda fuori scena, un'orchestra straordinaria. È veramente un'opera che contiene tutti quelli che sono i sentimenti propri dell'uomo. Perché sul palco noi abbiamo personaggi veri. Io mi sono chiesto, ma perché la Bohème piace così tanto al nostro pubblico? Sempre. Perché? Perché ci immedesimiamo nei personaggi. Forse tutti noi e tutti voi siamo e siete stati bohemien per un periodo della vita. Io penso che la Bohème sia l'ultima grande opera del 1900, quindi un'opera che apre a tutti quelli che sono i nuovi scenari della musica, quindi che apre a Stravinsky, a Schoenberg, a Berg, tutti e tre autori che amavano tantissimo Puccini. E io mi sono chiesto, ma perché Stravinsky ama proprio così tanto Puccini? E mi sono risposto, perché secondo me il secondo atto di Bohème con queste trombe all'inizio sembra quasi un po' Stravinsky, sembra quasi un'anticipazione della Sagra della Primavera, che è proprio stato un pezzo che Stravinsky ha eseguito per la prima volta al teatro di Champs-Élysées. Ecco che quindi c'è forse una sorta di legame per me. E poi ho scoperto in questi giorni, stando in questo meraviglioso teatro, che è dal 1956 che non si esegue la Bohème in forma scenica all'interno di questo teatro. Quindi ecco che è un altro motivo straordinario. Poi l'Orchestra Nazionale de France non suona la Bohème da 18 anni. Ecco che quindi sarà un qualcosa di veramente fresco, emozionante, modernissimo, con un cast stupendo, un teatro meraviglioso, una regia straordinaria. Veramente io credo che questa sia una Bohème veramente, veramente, veramente molto, molto speciale.